Buongiorno ragazze e ragazzi, bentornati nel mio canale. Eccomi tornata con un nuovo video. Questo sarà un What I Eat in a Day e ovviamente iniziamo dalla colazione. Allora, lo sapete ormai, immancabile nella mia colazione è il mio adorato caffè. E poi stamattina mi sono voluta concedere una leccornia e ho voluto mangiare 4 biscottini Bucaneve che io adoro. Vedete, questi sono i Bucaneve della Doria, unici e inimitabili, e io li adoro, mi piacciono tantissimo. Ecco la mia colazione. Buona giornata a tutti. Ed è arrivata l'ora dello spuntino mattutino. Come spuntino mattutino mangerò il mio frutto preferito in assoluto dell'autunno, cioè il loto. Mi piace tantissimo, davvero è un dolcetto per me e me lo gusterò come spuntino mattutino. Ed è arrivata ora di pranzo. Per pranzo mi gusterò un buonissimo arrosto. Allora, in generale io non amo particolarmente la carne, ma credetemi che questo arrosto che io reperisco nel reparto macelleria del supermercato Sole 365 è davvero buonissimo. Cioè, mi piace tantissimo, è l'unico che riesco a mangiare davvero con piacere, perché comunque rimane molto morbido, molto succulento, molto gustoso, è davvero buonissimo. Ed è arrivata l'ora dello spuntino pomeridiano. Come spuntino pomeridiano mangerò un po' di frutta secca. Nello specifico mangerò 20 grammi circa di queste noci. Queste sono del marchio Alesto, che trovate da Lidl e che io vi straconsiglio, perché secondo me sono davvero delle ottime noci. Le trovo molto fresche, friabili e tra l'altro sono uno spuntino sano ma allo stesso tempo super sfizioso. Quindi straconsigliate. Arrivata ora di cena, per cena mi gusterò un buon piatto caldo, nello specifico mi gusterò dell'ottima pasta e zucca. Io adoro la zucca, mi piace tantissimo, soprattutto ovviamente in questo periodo autunnale, è buonissima. A voi piace? E la gusterò con 50 grammi circa di questi gnocchetti sardi del marchio La Molisana, che è un marchio che noi adoriamo perché è davvero un ottimo marchio. Infatti, solo grano coltivato in Molise, Abruzzo, Puglia, Lazio e Marche, regione da sempre vocata alla produzione di grano duro e di alta qualità. Quindi davvero top. Questo formato di pasta ci piace davvero molto, perché comunque è molto sfizioso, consigliato.